Andrea, sono diventato furbissimo perché ho messo le telecamere da una parte, quindi adesso ti posso lanciare un nuovo pacco che è appena arrivato, ma innanzitutto stai bene. Ciao, ma le ho messe io dalla parte di là, a dire il vero, oggi. Eh no, lo so, ma infatti quando si ha successo tutti vogliono il credito, ma sono d'accordo con te, l'hai fatto tu. Dai, lascia stare, va, lascia pure. Vai. Piano. Ma hai qualcosa per aprire il pacco? Aprirò con la chiavetta per i caffè. Ma secondo te di che marchio stiamo parlando? E soprattutto, secondo te, la scatola sarà marroncina oppure no? Non potendo vedere il colore della scatola è davvero dura a dirlo. Ti annuncio che la scatola non è marroncina, invece è abbastanza classica. Quindi non posso guardarla. Toccandola 2 secondi, di che marchio stiamo parlando e secondo te quanto pesa? Oddio. Secondo me lo capisci da tantissime cose. Oh, gli ho capito che scarpa è. 280 grammi. Mi sa 270. Che pesa secondo me 270. Mamma mia, che cavallo. È la Triumph 20. E questa non l'ho presa nera, quindi bellissima. Secondo me potrebbe anche non essere il tuo numero. Beh, fantastica. Battistrada mi aveva portato un po' fuori rotta, però dopo sentire la scarpa, il cicciume, bellissima. Mi hanno detto al negozio che questa scarpa, nel momento stesso in cui la provi, avrai l'effetto wow. Magari non ce l'hai. La puoi provare e mi dici se è stesso numero o mezzo numero in più. Io questa qua è cambiata un casino, eh. Ti dirò, ho appena visto che è il tuo numero, ma sì, è giusta giusta per me, c'è un attimo di luce, ma sì, forse è lo stesso numero solito. Sì, questa poi ovviamente te la lascio da provare, così secondo me se dovessi correre un medio ci corri molto molto forte. Sicuramente ha la mescola super, c'è tanta mescola, la vedo un po' dura correre a 3.20, 3.15, quindi... Vedremo, faremo una prova nei prossimi giorni. Ti faccio correre velocemente in giardino e poi facciamo un piccolo brainstorming, coffee, perché coffee servono. Queste non sono state prese con i coffee, ma sono state pagate dal signor Massi. Andiamo a berci il caffè, wow, anche a sua letta, super. Vabbè, dai, ne parliamo dopo, adesso... Me le allaccio tutte e due e andiamo. Allora Andrea, prima impressione su queste Saucony Triumph 20, cosa ne pensi? Intanto mi rifiuto di dire Saucony, ma le chiamerò Saucony perché così sono abituato. No, è clamorosa, bellissima, water shoes avrebbero detto gli americani. A parte che vabbè, è migliorata in tutto, quindi tutte migliorie ovunque. Dal battistrada all'intersuola, anche alla tomaia, mi sembra una grande scarpa. Dopo 10 anni Saucony ha deciso di tornare, aveva cambiato nel 2013, da drop 8 a drop 10. L'avevo visto prima quando ho tirato fuori la soletta, ma non avevo collegato, poi c'è sempre lì 2 mm, voglio vedere chi lo sente. Quanto intersuola c'è, questo è sicuramente il cambio radicale che hanno fatto. Se è tutta piena, questa supera anche 40 mm nel tallone forse. Sono state aumentate di 3 mm e nonostante tutto è stato ridotto il peso di circa 20 grammi. Beh, il peso è ridotto grazie alla mescola del Power Run Plus. In questa forma credo quasi più morbido e più leggero di quella delle Pro 3, perché mi sembra davvero un polistirolo che non si deforma. Tornando al discorso di calzata, dici stesso numero o mezzo numero in più per questa scarpa? Non il mezzo numero in più, quasi il mezzo numero in meno, perché comunque veste abbastanza abbondante. Ripeto, col mezzo numero in meno io ho un po' di luce nell'avampiede. Se dovessi scegliere io me la prenderei però dello stesso numero. Come hai visto i lacci di questa scarpa e secondo te la linguetta oltre al tallone come si comportano in corsa? Ma guarda, al tallone c'è una bella conchiglia che parte da qui. È morbido qua sopra, solo in questo punto qua, il resto non si flette. I lacci invece mi sembrano che siano già stati utilizzati anche sulle ride 15, mi sembra che siano uguali. Lacci normali, un po' morbidini. La linguetta mi piace tanto, è morbida, per una scarpa da lento è accogliente. Quindi hanno fatto una mescola, tantissima mescola morbida
una tomaia anche lei comunque morbida, tutto accogliente, di questo colore che ricorda un po' il fuoco. Direi una casa in montagna fatta di legno con un bel calduccio che ci avvolge. E invece il tallone, la tua sensazione, la conchiglia è comunque stabile. Cosa ne pensi e come si comporta secondo te in corsa? Anche se la scarpa è stra-alta e stra-morbida, mi sembra comunque stabile. Dovremmo fargliela provare a un oversize pronatore per capire come si comporta portata al limite, ma davvero mi sembra top anche su quello, cioè stabilità mi sembra super, sembra incredibile perché è una zeppa così molle, perché io continuo a dire morbida, ma è molle, poi comunque tiene su davvero il piede, non lo so, hanno fatto un lavorone. Invece hai sempre parlato in maniera molto positiva del Power Run Plus. Questo Power Run Plus è ancora più morbido rispetto al solito. E inoltre, come hai già mostrato alla telecamera, esiste una lossoletta che anch'essa è in Power Run Plus. Eh sì, il Power Run Plus qua nell'intersuola, ripeto, secondo me è il più morbido che hanno fatto. Adesso riproveremo a tocchicciare quello della Pro 3 e vediamo. Come se non bastasse, hanno fatto questa soletta che è forse la migliore, adesso non esagero, la migliore che abbiamo visto sul mercato, perché sono 5 mm almeno saranno di Power Run Plus, vedi te. Forse sono addirittura 7. Vedi te, cioè, in questo caso sconsiglio vivamente di usare il plantare perché si toglie una feature clamorosa su questa scarpa, quindi un sacco di schiuma, sta soletta che è clamorosa, direi davvero un cuscino. Invece a livello di flessibilità, come l'hai vista e secondo te ti fa correre velocemente oppure no? Possiamo dire la scarpa più flessibile che abbiamo mai testato, guarda. Cioè, guarda, direi che è la più flessibile che abbiamo provato. A livello di battistrada invece cosa ne dici, almeno a livello di sensazioni? Chiaramente siamo al negozio Milano di Soffientini, quindi quando ci correremo, se arriverà questo video a 5.000 views, faremo la recensione completa. Guarda che loro hanno fatto il controllo di tanto grip all'interno per chi prona e tanto grip lo stesso anche per chi supina, quindi tantissimo grip per chi è neutro. No, guarda, il battistrada c'è dove serve, diciamo così, e mi sembra una mescola abbastanza resistente, poi vediamo dopo 300 km, ma mi sembra azzeccatissimo. Non si vede, ma sono piacevolmente rimasto sorpreso da questa scarpa. Più che piacevolmente sorpreso, perché sai che io con Saucony mi piace, non è mai scattata quella scintilla, ma questa scarpa qua ha fatto una roba clamorosa. Hanno ammorbidito clamorosamente le mescole e quindi secondo me il range di utilizzo delle persone è aumentato significativamente. Cosa ne pensi e secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Avendo fatto una scarpa così morbida e così tanto protettiva, secondo me va bene per tutti. Sia per gli oversize per fare i lenti, anche i lavori, anche le gare, perché questa qua davvero secondo me ci fai una gara tranquillamente, e sia per i lenti per atleti più leggeri e magari anche più veloci. Alla fine vado a ricercare protezione e comunque una scarpa dinamica, perché comunque non è un mattone e con questa schiuma qua va forte, fa un po' il verso ad altre scarpe da lento, straprotettive ma anche reattive. Range di utilizzo dai 3.30 fino ai 6. 3.30 mi sembra eccessivo, anche perché l'oversize che usa queste scarpe qua per correre, secondo me già se va a 5, per dire. Però quelli più leggeri secondo me le possono utilizzare per fare dei fartlek non troppo impegnati. Sì, anche sotto i 4 km. Difficile dire tra i 30. Va bene, grazie Andrea, sono davvero contento che ti piaccia questa scarpa. Sei strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Io sto cercando di schiacciarla il più possibile. Ciao a tutti e alla prossima. Questa qua secondo me le 5.000 le raggiungi al volo. Ciao! Ciao!